differenza, perché in realtà, così come votiamo, in realtà stiamo facendo una norma, diciamo, a favore dei politici tout court, ovvero quelli che hanno delle cariche, piuttosto che dei politici che non hanno carica, ma che hanno solo delle funzioni direttive all'interno dei partiti politici o delle associazioni sindacali, come se loro, coloro che sono all'interno dei partiti politici, avessero molto più potere rispetto ai parlamentari o ai sottosegretari o ai ministri, o addirittura agli assessori regionali. È una differenziazione che non si spiega, è una differenziazione anche forse un tantino incostituzionale in questo caso, e che noi vorremmo andare a riperimetrare, prevedendo quindi una incompatibilità per 5 anni per chi poi esercita fattivamente la funzione di parlamentare, di assessore o di consigliere comunale, provinciale o regionale. Grazie collega Colletti. Ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. 2.17 Colletti. Pareri contrari Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, sia Turco che Colletti. Chi non riesce a votare? Luciano Agostini. Carella. Chi altro abbiamo? Taricco. Ci siamo? Sembra di sì. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 81 favorevoli, 261 contrari, la Camera respinge. Andiamo al 2.18 Colletti ed altri, pareri contrari, Commissione e Governo favorevole. San Nicandro. Un altro capitolo. Si dice che il matrimonio non si fa con i fichi secchi. Non lo dico io, ma lo dice l'articolo 9 di questo disegno di legge, il quale stabilisce che questa bella architettura non dovrà costare nulla e qualora si scoprisse successivamente che costi qualcosa, i decreti legislativi non potranno entrare in vigore se non quando saranno trovate le risorse adeguate. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Quindi un fabbricato sulle sabbie mobili è un fabbricato che resterà tale fino a quando